Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 luglio 87. Abbiamo fatto una prestazione veramente di alto livello. E eravamo un po' condizionati dalle assenze, eravamo un po' corti perché comunque abbiamo infortunati Cavaiola e Vitale, i due braccetti destri. Abbiamo dovuto giocare con i tre grandi dietro, non avevamo soluzioni. Però quando ci sono dei piccoli momenti di difficoltà come lo eravamo a livello numerico, questa squadra è veramente la squadra che, diciamo, che mi rispecchia, che ha fame, che ha voglia, che mette in pratica quello che facciamo durante la settimana. Io cerco di dargli più soluzioni possibili per affrontare le squadre avversarie, però poi sono loro i protagonisti che mettono in pratica quello che si fa durante la settimana. I ragazzi oggi sono stati veramente esemplari. Non è per niente semplice venire qui a Cava con questo entusiasmo, con questa piazza, e fare questi tipi di partite. Penso che la Cavese comunque non ci ha creato pochissimi pericoli, tolto un po' sta palla lunga che con Guaiè sapevamo che poi la seconda palla diventava un po' un 50-50, però siamo stati bravi poi ad andare a leggere quella che poteva essere la seconda palla. Però i miei ragazzi sono stati veramente fenomenali, gli faccio i complimenti. Come prima considerazione vanno fatti anche i complimenti all'avversario, che oggi ci è stato superiore in tutto. Parlo a livello tattico, a livello tecnico, sotto l'aspetto della determinazione, della cattiveria sportiva, eccetera, eccetera. Da parte nostra abbiamo sbagliato tanto, sicuramente essendo io il responsabile e me ne prendo tutte le responsabilità di questa brutta giornata. Si poteva fare di più, sia nel modo di approcciare la gara, sia durante la gara, viste le difficoltà che la gara ci diceva. Nel secondo tempo volevo fare un'altra cosa, ma non abbiamo avuto il tempo perché loro sono andati in vantaggio con merito, e quindi onore e complimenti agli avversari. Noi abbiamo avuto una giornata completamente sbagliata in cui chiediamo scusa, io chiedo scusa per la prestazione e per il modo in cui abbiamo giocato. La cosa che ci può rincuorare, e spero che sia capitato tutto in una giornata, però facciamo delle riflessioni, analizziamo bene le cose e da domani ripartiamo.